Buongiorno a tutti, sono Daniele Chiovaro, un artista che dipinge con la bocca. C'era già un sospetto di diagnosi al primo ricovero ed è stato confermato poi da un esame genetico che ha, insomma, detto che Daniele era affetto da distrofia muscolare. Non solo lui, ma anche il fratello che all'epoca aveva 5 mesi e mezzo. La vita va affrontata con coraggio, nonostante le difficoltà, perché va vissuta fino in fondo. Tutto si può superare, basta volerlo. È una cosa positiva che un'associazione del nostro territorio, Nuova Calabria insieme a Commatre, ADDA, tante associazioni che sono dalla parte delle disabilità, delle persone con fragilità, abbiano deciso di dedicare questa giornata ad un artista Daniele Chiovaro che soffre di distrofia muscolare e che dipinge i suoi quadri con la bocca e ci insegna a noi, persone che non hanno delle disabilità apparenti, ci insegna che ci vuole coraggio, che bisogna continuare ad andare avanti anche quando ci si sente sconfortati, perché lui ce lo dice, ce l'ha detto chiaramente anche nel suo messaggio di oggi. Le istituzioni a maggior ragione devono collaborare, cooperare e lavorare in maniera responsabile per tutelare le persone con fragilità, senza distinzioni di colori politici, senza distinzioni di maggioranza o opposizione, ma semplicemente con la responsabilità delle azioni che dobbiamo fare e del peso di quelle che non riusciamo a fare. Giornate come queste servono anche per contaminare gli animi di chi è distante dalle disabilità, perché tante volte può sembrare che il tema della disabilità riguarda solo le famiglie che ne hanno veramente contatto, invece giornate come queste contaminano tutti perché ci insegnano veramente a tutti, anche a chi con una disabilità non è mai stato vicino per questioni familiari, ci insegnano che non si parla di altri, ma si parla realmente di noi. Grazie. Lui da bambino ha sempre disegnato. Aveva sempre le matite in mano, i colori. Dalla televisione lui, mentre vedeva i documentari sugli animali, riusciva a riprodurli immediatamente, senza usare la gomma. È un'iniziativa veramente straordinaria, l'abbiamo visto oggi nel video anche che abbiamo, nel videomessaggio di saluto che ci è stato dato da questo ragazzo, da Daniele, che fa delle cose straordinarie. Penso che ci trasmettono un messaggio importante, che è quello di capire che le disabilità non sono tra chi veramente le ha, sono tra noi che quei limiti in qualche modo dobbiamo cercare di superarli. Loro le superano in modo straordinario con tutto quello che fanno quotidianamente. Questi quadri ne sono un esempio, quindi c'è molto da fare, c'è da tenere l'attenzione alta su questo argomento e noi saremo sempre a fianco di quelle associazioni che operano in questo settore perché c'è bisogno veramente della partecipazione di tutti, al di là dei colori politici, al di là delle appartenenze, come si è detto oggi. È un piacere e un onore essere qui a valorizzare queste opere d'arte, le possiamo chiamare così, fatte da una persona che chiamiamo diversamente abile, ma che in realtà è abilissima. E i diversamente abili siamo noi, che ci fermiamo alle prime difficoltà. Invece il video che abbiamo visto oggi, le parole che abbiamo ascoltato da Daniele, ci devono far capire che non ci sono limiti, che se vogliamo, se ci impegniamo, possiamo superare tutto. E dobbiamo pensare più spesso a loro, dobbiamo dare il giusto risalto che meritano, perché se valorizzati loro sanno dare molto, a differenza nostra a volte. Diciamo che Bovolino si candida ad essere veramente una città inclusiva perché dopo le iniziative che sono state intraprese nel corso di questi mesi, come la spiaggia accessibile alle persone diversamente abili, piuttosto che numerosi progetti che attenzionano questa tipologia di problematiche, ma non solo, ma anche l'assistenza educativa continuativa garantita alle scuole, questa giornata si colloca in maniera veramente importante nel panorama politico bovolinese, anche perché è il frutto di una collaborazione consiliare intensa in tema di politiche sociali e che certamente garantisce di poter chiamare Bovolino città inclusiva, con una serie di attività intraprese come la redazione del PEBA piuttosto che il censimento dei bisogni, che aiuteranno la nostra cittadina ad essere baluardo di inclusività a tutti i livelli.
Daniele Chiovaro ci ha dato una lezione di vita, in quanto tramite la sua arte ci ha fatto conoscere che i disabili siamo noi, nel senso che non riusciamo a percepire nell'altro la propria interiorità. Una lezione di vita, torno a ripetere, che ci deve far riflettere e ci deve far affrontare il disagio con molto più cuore e pensare che francamente i diversi siamo noi. Un grande attaccamento alla vita, e quello è da esempio a noi, sono loro che danno la forza a noi per andare avanti. Tutt'oggi ad ogni quadro io mi chiedo: ma com'è possibile? Cioè, lui è un esempio di come non dovremmo porci, non esistono limiti, perché lì dove esiste il limite lui ha fatto di tutto per superarlo e continuare a perseguire la sua passione. Lui, che agli occhi del mondo è più debole, nei fatti è il più forte di tutti. Vorrei dire che è la vita che va vissuta bene, perché è una sola, e anche va vissuta intelligentemente, e che le barriere possono essere superate anche col coraggio, e che nella vita, anche nei momenti più difficili, non ci si deve arrendere.